Ho iniziato ad avere una marea di clienti in più. Ne avevo già tanti prima, ma adesso ne ho molti di più. Io adesso sono piena fino a metà luglio, non ho un posto. Grazie a quello, piano piano sto eliminando i clienti che brontolano per il prezzo, brontolano, che ti tirano pacco, quelli. Signora, ho posto ad agosto. Ciao. Sinceramente, mi avete aperto un mondo, mi avete fatto cambiare completamente la visione su quello che vuol dire avere un'attività, e perché non vi ho conosciuti prima, perché eravate tipo 15 anni fa. Io Se vi vi... avessi conosciuti prima, io a quest'ora sarei non so dove veramente. Io Se vi vi... avessi conosciuti prima, io a quest'ora sarei non so dove veramente, ma anche nelle piccolissime cose. Io adesso mi faccio tutte le mattine con Enrico, sto tutte le mattine, è l'uomo con cui ho passato più tempo in assoluto, Enrico, e a volte dice delle robe, dico cazzo, cioè era ovvia sta cosa, perché non ci sono arrivata da sola, perché... oppure tante cose che io sapevo, ma sentirle dire da Enrico mi hanno aperto il mondo proprio, mi hanno fatto cambiare completamente la visione del lavoro, completamente. E poi io una cosa che ho notato è che ho ripreso la voglia di lavorare. A me era passata la voglia, perché mi sembrava di essere sempre a galla nella melma, di non riuscire mai a respirare. E invece adesso ho mille progetti, però vedo che piano piano ci arrivo. Secondo me, senza di voi non ce l'avrei mai fatta. Secondo me, a breve avrei chiuso, ma non per mancanza di soldi, per fallimento, eccetera, ma perché ero proprio stanca, ero emotivamente stanca di non vedere i risultati che secondo me mi meritavo. È un paio di mesi che lavoriamo assieme. Noi ci siamo conosciuti verso novembre e da febbraio che abbiamo lanciato il tutto. Fine febbraio, perché poi abbiamo avuto ritardo perché a me non andava bene l'uovo. Però Ovviamente. sì, fine febbraio. Quindi a un certo punto, un paio di mesi fa, abbiamo iniziato a fare la promozione online del materiale. Cosa è successo? Iniziato ad avere una marea di clienti in più. Ne avevo già tanti prima, ma adesso ne ho molti di più. Io adesso sono piena fino a metà luglio, non ho un posto. Grazie a quello, piano piano sto eliminando i clienti che brontolano per il prezzo, brontolano, che ti tirano pacco, quelli. Signora, ho posto ad agosto. Ciao. Io passo la mattina di solito 2 ore al telefono a rispondere a chiamate, messaggi, eccetera. Infatti dovrò assumere, pensavo di assumere mia sorella per questa cosa perché non ci sto più dietro. Sono problemi che causiamo, però Capita, poi sì. risolviamo anche. Ma io quando vi ascolto dico questi sono dei geni pazzeschi, cioè tutti dovrebbero incontrarvi. Perché non lo fanno tutti? Non, secondo me non riuscite neanche a esprimere voi quanto siete fondamentali per un'azienda. E poi è una roba bella, bellissima, e ci si può fidare di voi. Non avete mai fatto una cosa per fregarmi o perché avete fatto sempre di più di quello che era nelle vostre competenze o quello che era nel contratto, eccetera. Ci siete sempre, sempre, anche per cose che non... Cioè, alla fine voi il vostro l'avete fatto, ciao, mi cazziate quando ne ho bisogno, che secondo me è fondamentale, e poi sembra a volte che ci tenete più voi di me. Questa cosa è bellissima, sai, avete di avere un partner lavorativo, siete un partner lavorativo eticamente, com'è che posso descrivere? Perché non so neanche come descrivere. Cioè io mi fido di voi, qualsiasi cosa voi diciate, so che mi posso fidare, perché se lo dite è la cosa che secondo voi va bene fare. Questa cosa è bellissima, proprio si lavora sereni con voi. Mi sto commuovendo. Gli fai vedere quello che hai fatto vedere a noi prima? Hola. Vista super bellissima. Stupenda, si vede perché è un po' una... Computer del cavolo, stupendissimo. Hai scelto anche una bella carta, eh?
Meraviglia. Bravi, vero? Ma sai che erano emozionati quasi più quelli della tipografia Guarda un po' di... più su perché questo è il listino, giusto? Cioè quello Questo è giusto. quadrato. Guarda che bello. Tanto bello. Allora, spiegavo prima a Nadia che, come usare il listino, perché il listino è una lettera di vendita. È un'arma, sì, è È uno un'arma, strumento. no? Però adesso ti chiedo questa cosa, i tuoi clienti come stanno reagendo a questi materiali? Molto bene, sono tutti molto stupiti. L'altro giorno una mia cliente, che è un'imprenditrice anche lei, una cliente che ho preso grazie a voi, tra l'altro, che ha tre cani di lusso, si fa la spa ogni 20 giorni, bella. Bene. Gliel'ho dato e mi ha detto stupendo, fantastico, cioè non so neanche più lei cosa dirmi, era colpita proprio da questa cosa che non ce l'ha nessuno, non ce l'ha nessuno questa roba qua. Qua in zona, quantomeno no, e metto grande roba. No. No, non ce l'ha proprio nessuno. Non ce l'ha proprio nessuno. Ed è una delle cose, possiamo dire, nostre specialità, no? Cioè, ci piace l'idea di costruire per i nostri clienti delle cose che, paragonate alla concorrenza, loro possono dire, cazzo, la concorrenza sta roba non ce l'ha. No? Perché oltre ad essere bello, è anche efficace. Perché poi il cliente dice, io sono stato in 10 posti, tutti mi hanno dato uno schiaffetto, qua invece guarda che roba mi danno. Perché poi bisogna anche considerare il fatto che molti imprenditori e imprenditrici non è che sanno trattare i clienti. Quindi il cliente ci va perché ha un bisogno, vabbè, però poi arriva quell'altro che gli fa vedere qualcosa di un certo livello, no? E come dici tu, succede che puoi mandare via i clienti peggiori perché queste cose ti fanno tenere quelli migliori. È vero. E anche Alessia e Alessia le vedo molto più piene di entusiasmo. Vedono anche loro che ci sembra una novità, una cosa più bella ancora. Studiano un sacco, si guardano i video. Adesso Alessia vuole fare le acconciature particolari, quindi tutti i giorni si studia. Bello, bello. Siamo tutte e tre super cariche a molla. Enrico Dovremmo non lo avere un po' più sa. tempo per lavorare di più perché non sappiamo più dove mettere gli appuntamenti. Enrico non lo sa. Peccato, che peccato. vero? Non Beh, sapere più dove mettere gli appuntamenti. dicevo Umberto prima, io fino a metà luglio sono strapiena.